Pericolo scongiurato almeno per quest'anno. La Fiera del Levante è salva con tutti i 67 dipendenti, dopo l'intesa firmata dal presidente della regione Nichi Vendola e dal presidente della provincia di Bari Francesco Schittulli in mattinata, prima della riunione dei soci che ha sancito il piano di rilancio dell'ente. Credo che si tratti di un fatto importante in un'epoca in cui la politica sembra sempre un po' alterata dalle necessità propagandistiche. Devo dare atto a tutti i soci fondatori che hanno accompagnato noi Regione con grande senso di responsabilità. La Fiera del Levante vivrà, non faremo operazioni di macelleria sociale sui lavoratori della Fiera del Levante, soprattutto terremo viva quella che è la sfida del sistema economico pugliese, di avere nella fiera un'aperta porta sul mondo. Abbiamo confermato quello che era già stato l'indirizzo del luglio scorso, quindi abbiamo confermato questo contributo di 1,5 milioni di euro. Noi abbiamo inviato anche un quesito alla Corte dei Conti e poi è stato anche sviscerato dai tecnici, perché noi siamo organo politico, non certamente organo tecnico. Salvi per adesso tutti i dipendenti, anche se il presidente della fiera Ugo Patroni Griffi ha sottolineato la sproporzione nel confronto con altri enti fieristici. Se la fiera di Milano, che è la più grande fiera d'Italia, che fattura 400 milioni di euro a 25 dipendenti, la fiera del Levante che ne fattura 4 milioni di euro o 6 milioni con tutto il resto, non ne può avere 67 e credo eventualmente. Di fronte a questo avrebbe determinato un dramma sociale che il Consiglio Generale, i soci e io per primo non si è sentito di determinare.